abbiamo presentato un documento al PNRR, quindi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nel quale in una delle tre assi è agevolare la transizione ecologica attraverso il rendere strutturale e permanente almeno a 3 anni sia tutti i bonus casa, quindi l'eco bonus, il sisma bonus, il bonus facciate, il bonus colonnine, il bonus rete, ma anche il super bonus, che dalla NADEF pare sia prorogata fino al 2023, ma secondo noi almeno deve avere una previsione strutturale di almeno 3 anni.